Continua a tenere banco a Nola la questione irregolarità e manchi al comune, linea dura del sindaco Biancardi che diffida i dirigenti alla Corte dei Conti e allo stesso tempo bacchetta il Collegio dei Revisori. Dopo la lite di qualche settimana fa, il sindaco Mauri revoca il mandato all'assessore Ferrara. Ora la maggioranza deve puntare su qualche nuovo sostegno tra le fila della minoranza. Il maltempo della notte scorsa che si è abbattuto ad Angri ha provocato numerosi danni e disagi. Un fulmine si è abbattuto sulla chiesa di San Giovanni provocando un incendio. Presentato a Napoli presso il comando della Legione Carabinieri Campania, il progetto Legalità attuato in sinergia con la scuola, parrocchie e oratori. Altro colpo per l'assistenza sanitaria, fondi esauriti, esami a pagamento anche per anziani e disabili. E la Regione Campania partecipa alla 3 giorni per la scuola organizzata alla Città della Scienza a Napoli. Questo è il sommario, adesso la pubblicità. Ben trovati dalla nostra redazione. Il sindaco di Nola, Geremia Biancardi, diffida i dirigenti coinvolti nella vicenda dei presunti falsi mandati e delle irregolarità gestionali. Bacchetta ancora il Collegio dei Revisori dei Conti per il metodo assunto nella denuncia delle anomalie verificate. Tutto ciò accade in vista della seduta monotematica convocata per lunedì a Palazzo di Città. Gianni Amodeo. Riaccertamento dei residui attivi e passivi, falsi mandati, ammanchi milionari e irregolarità di gestione, una sequenza di parole d'ordine che da alcuni mesi fa parte del discorso pubblico con confuse voci e dissonanti a Nola. Una matassa ingarbugliata, il cui bandolo di chiarificazione amministrativa e politica, come è auspicabile, spetta al civico consesso convocato in seduta monotematica lunedì prossimo fare emergere e decantare al meglio e senza distorte strumentalizzazioni. Un atto dovuto verso la città e verso i cittadini, oltre che verso il decoro della stessa Assemblea Municipale in tutte le sue componenti. Tutto nasce, come è noto, dalla denuncia fatta a luglio dai revisori dei conti, nella quale si evidenziava che i dirigenti dei settori urbanistica, lavori pubblici e servizi finanziari, pur sollecitati, non avevano fornito l'elenco dei titoli abilitativi all'attività edilizia dal 1 gennaio 2003 al 9 luglio dell'anno corrente. Prospetto indicativo delle somme incassate e degli eventuali piani di rateizzazione e via di seguito. Richiesta disattesa e ignorata finora, compromettendo la veridicità e l'attendibilità dell'intera contabilità dell'ente di Piazza Duomo. All'eclatante denuncia è seguita l'istituzione della Commissione Tecnica d'Inchiesta con delibera di giunta per accertare la portata dei fatti e degli ammanchi ipotizzati, commissione in cui erano stati inseriti gli stessi revisori che però hanno declinato l'incarico per evidente incompatibilità. Uno scenario interno al Palazzo di Città, mentre è in corso l'inchiesta della Procura della Repubblica per le ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione. Fattori e situazioni particolari per le quali si registra la diffida scattata nell'odierna giornata verso i dirigenti dei settori nell'occhio del ciclone perché provvedano a adempiere a vista alle richieste del Collegio dei Revisori. Con la diffida ai dirigenti, il sindaco Biancardi solleva tuttavia perplessità sul metodo seguito dai revisori dei conti, al di là dello specifico esercizio del loro ruolo e delle loro competenze, su cui non c'è nulla da eccepire. Per il primo cittadino, tuttavia, nel rispetto delle funzioni distinte e separate, il Collegio dei Revisori avrebbe potuto interfacciarsi con la Giunta.
11 persone, fra le quali alcuni esponenti di spicco del clan di Camorra Veneruso Rea, sono state arrestate dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna in un blitz scattato la scorsa notte nell'area del Vesuviano. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. Dalla lite con il consigliere Ferrara alla revoca dell'assessorato del figlio Vincenzo. Iniziano così a materializzarsi ad Angri le conseguenze dello scontro fisico che ha animato in negativo il pomeriggio di giovedì scorso. Ora la maggioranza si conta e deve puntare su qualche nuovo sostegno dell'opposizione per continuare ad amministrare. Il sindaco Mauri ha revocato con decreto ad hoc l'assessore Vincenzo Ferrara, una decisione che era già nell'aria dopo lo scontro tra il primo cittadino e Ferrara Senior avvenuto giovedì scorso al Comune. Una lite degenerata in aggressione fisica, come emerso dall'informativa presentata dai carabinieri della locale stazione alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore. Nonostante ripetuti tentativi di mettere in sordina l'accaduto, con il sindaco che sabato mattina ha prima dichiarato di essere stato aggredito, salvo poi sminuire l'episodio rassicurando che padre e figlio sarebbero rimasti in maggioranza e affermare ieri di non ricordare quanto accaduto. La rottura è stata inevitabile. Un alterco che si sarebbe trasferito al Tribunale di Nocera Inferiore dove entrambi avrebbero presentato querela. Già ieri pomeriggio, secondo indiscrezioni, alla vista del giovane assessore per la consueta riunione di giunta, il primo cittadino avrebbe attraverso la segretaria comunale comunicato l'impossibilità di tenere il summit. Dichiarazioni rilasciate e smentite nel giro di poche ore, alle quali si sono aggiunti gli annunci di querele nei confronti di coloro che hanno dichiarato che si è trattato di una rissa. Poi oggi il colpo di scena. È venuta meno l'idoneità del nominato a rappresentare coerentemente gli indirizzi del sindaco. Questa è la motivazione contenuta nel decreto di revoca a perseguire quindi gli obiettivi programmatici. Sull'increscioso episodio che ha tenuto banco per giorni, gli esponenti della maggioranza preferiscono non rilasciare dichiarazioni. Il capogruppo del PD in Consiglio Comunale Cosimo Ferraioli ha chiesto una verifica di maggioranza. Nova Luce ha bollato come fallimentare e disastrosa l'esperienza di governo e insieme ad Avanguardia, Fratelli d'Italia e Giovani Democratici ha chiesto la convocazione ad Horas di un consiglio comunale per verificare le posizioni dei vari consiglieri. Sul fronte politico, con la revoca di Vincenzo Ferrara e il probabile ritorno del padre tra i banchi dell'opposizione, è doveroso chiedersi chi sarà la prossima stampella? Un'anziana donna di 78 anni, Maria Libera Scotto di Vetta, è morta a Bacoli, travolta da un furgone in retromarcia. Il fatto si è verificato in una traversa della centrale via Roma. La donna vedova, molto conosciuta in zona, era solita svolgere le commissioni di giornata tra i negozi del centro. Mentre camminava lungo il lato destro della strada, un furgone adibito al trasporto di alimentari ha compiuto una manovra in retromarcia, travolgendola e schiacciandola. Ci spostiamo a Napoli. Il comando della Legione Carabinieri Campania, impegnato in iniziative ed attività per promuovere la cultura della legalità tra le nuove generazioni. Il progetto di valenza civica sarà attuato in stretta sinergia con le scuole, le parrocchie e gli oratori, oltre che con le istituzioni locali. Un'esperienza che si rinnova sulle tracce dei significativi esiti del programma attuato lo scorso anno dal comando della Legione Carabinieri Campania, programma mirato sulla promozione e sulla diffusione della cultura della legalità tra le giovani generazioni con l'attivo coinvolgimento delle scuole, delle comunità parrocchiali e degli oratori, oltre che degli enti locali. Il programma messo a punto dal Comando regionale dei Carabinieri contempla conferenze nelle scuole di ogni ordine e grado come nelle parrocchie, previsti altresì incontri con le famiglie. I contenuti delle conferenze e degli incontri sono calibrati sulle problematiche che attraversano il mondo giovanile, dal bullismo all'alcolismo, dalla droga alla pedopornografia, fino ai rischi possibili per l'uso eccessivo di Internet. Previsto l'utilizzo di filmati che illustrano le attività e le specialità dell'arma, una presenza, quella dei carabinieri come di tutte le forze dell'ordine pubblico, avversata dalla criminalità organizzata operante sui territori e che propone a sua volta modelli devianti ai giovani.
L'obiettivo di fondo che si svilupperà su tutto il territorio regionale del programma è coordinato con la prevenzione attiva verso tutte le forme di distorsione e di anomia sociale. Prevenzione che ruota sulle figure storiche delle comunità locali, quali sono il maresciallo dei carabinieri, il parroco e il sindaco, con il coinvolgimento delle famiglie. Ancora una mattinata di disagi per gli utenti dell'azienda napoletana di mobilità. Tram ed autobus affollatissimi nella zona che da Piazza Garibaldi, di fronte alla stazione centrale, raggiungono il centro. Sotto alle pensiline centinaia di viaggiatori in attesa dei mezzi, su alcuni dei quali, come l'uno che raggiunge Piazza Municipio o altri, è stato molto difficile salire a causa del gran numero delle persone. Il maltempo ha flagellato Angri, il violento temporale che si è abbattuto sulla città ha provocato numerosi allagamenti e disagi alla circolazione, strade invase dal fango e dai detriti. Un fulmine ha colpito la chiesa di San Giovanni ed ha provocato un incendio che fortunatamente non ha prodotto ingenti danni. Vediamo. Notte di maltempo, notte di disagi. La perturbazione violenta che ha interessato Angri ha creato danni alla collegiata di San Giovanni Battista. Verso mezzanotte un fulmine si è abbattuto sulla chiesa, bucando il tetto e provocando un incendio delle travi in legno. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, evitando che potessero coinvolgere l'organo ed il cassone in legno contenente una serie di dipinti. I caschi rossi hanno lavorato fino alle prime luci dell'alba, messo fuori uso una parte dell'impianto elettrico. Dalle prime verifiche i danni sembrerebbero contenuti e circoscritti. Effettuato un intervento di copertura del tetto per evitare che altri temporali potessero alimentare infiltrazioni di acqua pericolose. Al momento la chiesa resta chiusa per questioni di sicurezza. Intanto in città le acque provenienti dalla zona pedemontana hanno invaso numerose aree, necessario l'intervento degli addetti della Angri Ecoservizi e di un mezzo meccanico per rimuovere la massa di detriti che ha generato allagamenti e disagi a residenti e automobilisti. Ormai è divenuta una consuetudine per ogni acquazzone. Il problema è a monte. Gli alvei pedemontani di competenza della bonifica non sono stati puliti. Poi sul contenimento delle acque pesano le numerose opere in cemento fatte da privati cittadini che nel tempo avrebbero alterato il naturale corso delle acque che fuoriescono e scendono lungo le strade cittadine inondandole. Il problema è conosciuto dalle autorità locali, ma le diverse competenze e responsabilità bloccano gli iter burocratici, con danno economico per il comune costretto a costosi affidamenti per ripulire strade e piazze. La pasta di Gragnano ha conquistato a livello europeo una nuova indicazione geografica protetta, il famoso IGP per l'Italia, ed ora sarà tutelata da imitazioni false. Lo annuncia la Commissione europea precisando che la pasta fabbricata nel comune napoletano è conosciuta per il metodo tradizionale con cui viene prodotta con l'utilizzo di trafile in bronzo che le conferiscono una rugosità tale che permette di amalgamare e soprattutto di trattenere salsi e condimenti. Altro colpo per l'assistenza socio-sanitaria in Campania. Disabili e anziani non autosufficienti dovranno pagare tutto. I fondi assegnati alla Regione Campania sono stati esauriti. Sul fronte della sanità si apre un altro capitolo di emergenza particolarmente grave e penalizzante. È stato esaurito il budget assegnato ogni anno dalla Regione Campania alle strutture accreditate per l'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti. Una condizione che impone loro e ai familiari l'obbligo di dover pagare integralmente le prestazioni. Con quali e quanti disagi per i ceti meno abbienti è agevole immaginare e capire. Una situazione che già esiste per la TAC, le risonanze magnetiche, le visite specialistiche, le analisi di laboratorio e le prestazioni diabetologiche. A determinare lo stato emergenziale per l'assistenza ai disabili e agli anziani non autosufficienti, due decreti del commissario di governo per il piano di rientro nel comparto della sanità regionale. Decreti che hanno ridimensionato l'assistenza riabilitativa e sociosanitaria del 16%, il tutto per l'adeguamento delle tariffe ai parametri Istat secondo la sentenza del Consiglio di Stato. Ed è stata inaugurata la Città della Scienza, la Tre Giorni per la Scuola, numerose le attività presentate dalla Regione Campania che mirano a sostenere la formazione e la conoscenza e per aiutare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro.
Tre giorni per la scuola, tre giorni per presentare le attività di sostegno alla formazione e alla conoscenza, per guidare i giovani ad entrare nel mondo del lavoro. Presso la Città della Scienza si è aperto lo Smart Education and Technology Days, che durerà fino all'11 ottobre. L'evento è stato promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La Regione Campania è presente con un proprio stand, dove viene presentata la seconda edizione del Festival dell'Europa, concorso riservato agli studenti delle università e delle scuole secondarie di secondo grado della Campania. La scuola è il luogo che raccoglie i nostri giovani e li costruisce il futuro e quindi deve funzionare bene. Per funzionare bene deve anche consentire di avere opportunità di impiego e di lavoro. Su questa strada la Regione Campania, colmando ritardi significativi, è oggi all'avanguardia. Abbiamo un sistema di incrocio tra mondo della scuola e sistema della formazione e delle imprese soprattutto, che attraverso i poli formativi che in queste settimane si sono costituiti e che cominceranno ad andare a regime con quest'anno scolastico, con una serie di iniziative di formazione professionale, di stage, di tirocini, di esperienze nel mondo del lavoro e di selezione da parte delle imprese, ci poniamo all'avanguardia del sistema nazionale puntando a quello che serve e che immaginiamo sia l'obiettivo centrale della scuola: consentire di avere competenze, ma consentire di avere competenze che servono al mondo del lavoro, che ti fanno trovare un'occupazione, che fanno l'impresa più forte, che quindi danno modo alle imprese di scegliere i nostri giovani perché servono, perché sono utili, perché portano valori. Quello che noi abbiamo bisogno, di cui noi abbiamo bisogno per voltar pagina rispetto a temi di ritardi storici, ma che soprattutto oggi ci vedono guardati con attenzione e interesse dall'intero sistema nazionale. D'altro canto è stato proprio l'intendimento politico della Regione quello di accelerare un processo di rinnovamento della scuola della Regione Campania, pur avendo una grande attenzione alla razionalizzazione di un precedente assetto scolastico che non vedeva la Campania in condizioni di apprezzamento. Intanto vanno scissi due problemi, perché la scuola, ripeto, ha rimediato a molte lacune, ha razionalizzato il suo sistema, non ultimo un dimensionamento della rete scolastica che in Regione Campania non era stato fatto per più di 15 anni e quindi noi abbiamo dovuto approntare tutte le misure per metterci nelle condizioni di essere considerata una regione alla pari con le altre regioni, ma invece le ha anche superate entrando tra le regioni virtuose. Il problema del rapporto con il lavoro è un problema che noi sentiamo moltissimo, tanto è vero che abbiamo fatto una riorganizzazione ed un'offerta formativa almeno per tutti i professionali, per tutti gli istituti che hanno un immediato riscontro nel mondo del lavoro, finanziando sostanzialmente la scuola campana. E quindi in questo senso con i poli formativi noi siamo certi di poter dare una risposta. Il problema complessivo del lavoro è un problema che riguarda la Campania, non diversamente che l'Italia, e sul quale siamo naturalmente assolutamente attenti per cercare di trovare soluzioni come quella che da questi giorni apparirà essere la strada più semplice e più facile per creare un immediato trasferimento dalla scuola al mercato del lavoro. Ecco, questo servizio è tutto, il telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, arrivederci. Raffinati dettagli che arredano il tuo mondo. Tufano Arredamenti. Qualità, ricercatezza, stile, design per arredare i tuoi spazi. Dal classico al moderno, delle migliori case italiane. Da Tufano Arredamenti puoi visitare l'esclusivo showroom dedicato alle cucine Berloni. Da Tufano, qualità dei servizi, personale qualificato, consulenza personalizzata, trasporto e montaggio a regola d'arte, assistenza post vendita, fanno la differenza. Tufano Arredamenti, Piazzale Ferrovia, Saviano, www.tufanoarredamenti.it. Per ogni arredamento completo, un televisore LCD 32 pollici in omaggio.